Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, blog, Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. un attimino che abbasso il volume, ben ritrovati, blog della Mela, episodio se non sbaglio 90, quest'oggi appunto come vedete, che anzi chiedo immediatamente scusa, perché comunque vi informo che questi giorni appunto ho pubblicato vari mini tip in quanto ho sostenuto due esami in università, perciò mi sono dedicato allo studio. Comunque, tutti e due andati molto bene, superati, tutto a posto, perfetto, ottima cosa. Questo è l'importante, insomma, esame superato. E vediamo un attimino di togliere qualche rumore. Eccomi qua, dove essere a posto. Ora, quest'oggi, come vedete, sono presente in doppio schermo. Il primo è EyeSight, che ho sulla mia destra, e qui di fronte, tramite il mio iPhone 3G, posso appunto finalmente registrare video anche con iPhone. E tutto questo grazie all'applicazione di Ustream Live Broadcaster, un'applicazione gratuita che potete scaricare nell'App Store, il quale appunto dopo una registrazione che viene richiesta su questo sito, sul sito internet ustream.tv, dove appunto dopo potrete pubblicare sia in modalità live sia in modalità locale il vostro video. Comunque adesso vediamo insieme rapidamente l'applicazione dal Vediamo insieme un attimino che richiudo la finestra. Vediamo insieme l'applicazione andando subito comunque a Allora, un attimo che cambio angolatura e mi sposto io. Mi faccio Eccoci qua. Cambiamo angolatura, scusatemi per la qualità, naturalmente purtroppo la qualità è limitata. Allora, come possiamo vedere adesso, aprendo Ustream, allora cerco Ustream, eccolo qui. Dopodiché, la prima domanda che ci porrà è se vogliamo scegliere quale tipo di modalità di registrazione vogliamo effettuare, live oppure locale. Live è come in questo caso sto registrando direttamente in internet, sono in diretta in internet sul sito internet nel mio broadcast. Altrimenti locale effettua registrazione che rimarrà nel telefono. Questa è la schermata che vi appare, come appunto vedete sopra l'anteprima e sotto la varia chat. Qua c'è il pulsante alla destra prima live, in questo caso record, vi permette di scegliere se appunto effettuare in questo caso registrazione in locale oppure ripremendo tornate a registrare live in diretta direttamente pubblicati. Come vedete, il problema è che non si riesce a, cioè l'unica pecca è che appunto non si sa la qualità del video, è più difficile. Comunque se andiamo a vedere, questo è il pannello delle preferenze, il quale spero che si riesca a vedere abbastanza bene. Comunque ci permette di decidere in quale canale pubblicare direttamente i video internet. Ci sono domande come ad esempio mandare e fare la geolocalizzazione e ve lo chiede se impostarlo all'inizio ogni volta che aprite l'applicazione. E spostandoci vedete la qualità è 320x240 e dopo c'è la possibilità anche di condividere questo determinato video direttamente su Facebook o su YouTube. Come vedete è molto molto semplice, ma veramente molto simpatica come applicazione che molto probabilmente utilizzerò anche per qualche altro episodio del blog, questa volta in movimento insomma. Qui dopo c'è la sezione manage, ovvero appunto tutti i video che avete che sono stati registrati, i quali appunto si possono salvare, uploadare e condividere oppure direttamente cancellarli. C'è la possibilità di inserire comunque vedete, i titoli.
C'è anche la possibilità di vedere in anteprima, un attimino che qui si è riaperto l'opzione di salvataggio, c'è la possibilità di vedere anche il video in anteprima. Bisogna attendere un attimo che effettui il buffering, naturalmente l'iPhone 3G ha la sua, non è veloce come il 3GS, perciò richiede un attimino di pazienza per aspettare il caricamento. La barra comunque che vedete lì sotto, per quanto riguarda la barra di trascinamento, non è quella del volume, ma è proprio quella della durata del filmato. Perciò se vi spostate dovrà ricalcolare il buffering. Per controllare il volume si fa naturalmente con la tastiera. E questo comunque è Ustream Live Broadcaster. Ringrazio anche e soprattutto Dani, dell'Apple iPod Touch Fine, che appunto l'ha segnalato rapidamente su un tweet che ho letto, che l'ho seguito, insomma fa recensioni molto interessanti. E allora ho provato a scaricarla ed eccomi qui insomma a recensire questa applicazione che merita veramente. E basta per oggi, è tutto ragazzi, spero di avervi comunque fatto vedere a grandi linee questa applicazione molto utile, molto simpatica veramente, che finalmente permette anche col 3G di effettuare registrazioni video. E cos'altro? Basta ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!